ed è con noi il segretario della Lega, Matteo Salvini. Bentornato. Grazie. Con dove va così di fretta? Io... No, mi fa ridere. Sono abituato alla metropolitana di Milano, devi fiondarti. Ma mi fa ridere perché è talmente abituato ad andare in televisione che... No, è come... è programmato. Andiamo comoda. No, ci mettiamo tranquillo, comodi. Siamo all'invasione. Come se fossimo fra amici. È vero, ma siamo. Gli uomini sono tutti fratelli e tutti amici, anche noi. Sì. È d'accordo con questa affermazione? Sì. Bravissimo. Sì. Allora, reduce da una lunga maratona televisiva dopo la manifestazione di sabato a Roma. Mancavamo solo noi. È ben un anno che non ci vediamo noi, Salvini. Vi mancavo? Moltissimo. Moltissimo, lo immaginavo. Vedo sguardi disperati fra il pubblico in studio a cui mancava la presenza del segretario della Lega. Infatti, so che dall'inizio dell'anno a oggi è stato in TV 45 minuti al giorno, l'abbiamo calcolato. Mediamente, fa tutto un calcolo. E mi domando, ma perché mi invitano? Perché infatti. Io starei anche... non so, chiedetemelo voi. Oggi ero a Bruxelles. Sarà contento di questo. Sì, fa parte del mio lavoro, penso. Comunicare quello che pensi e quello che fai. Si trova più a suo agio in Rai, Mediaset o La 7? No, non distingo. Non distingo. Qua deve essere barbarico. Non dico La 7 perché sarebbe piaggeria. Sono d'accordo. Dico che mi piacciono le televisioni locali, quelle private, quelle telefonate in diretta dove magari becchi anche quello qualcuno che ti manda a quel paese. A quindi... È vera, è ruspante. Comunque è riuscito a non rispondermi. Ha letto come l'ha definita oggi Gad Lerner? Non oggi, qualche giorno fa. Gad Lerner, immagino Repubblica. Che mi abbia riempito di aggettivi di encomio. Letto. No, non leggo Gad Lerner, non è la mia passione. Lucetto camaleontico fascio leghista. Fascio leghista. Ma anche posso paraculo. Paraculo? Sì. Mm. Ma oggi un tizio della Commissione Europea mi ha dato del rivoltante, non capisco perché, perché uno può essere d'accordo o meno. Cosa l'ha fatto? Sugli sbarchi, perché io ho detto che l'Europa non sta facendo una mazza per bloccare l'immigrazione senza controllo, che i morti pesano sulla coscienza di chi invita questa gente a partire, mi sono beccato del rivoltante. Però onestamente quello che pensa di me Gad Lerner... mi scivola proprio addosso. Si riferiva, l'avrà letto sicuramente, era un lungo articolo su sabato, insomma è stata una giornata importante per me. Una bella giornata soprattutto per quello di cui meno hanno parlato le televisioni, ovvero sia per le persone che hanno parlato sul palco, gli esodati, i genitori separati, i poliziotti, i studenti universitari, quindi che hanno proposto un modello di Italia diverso rispetto a quello che ci offre Renzi, che mi terrorizza, perché Renzi è proprio... il portavoce del pensiero unico, del modello unico, della moneta unica, del cibo unico, e a me non piace quello che è unico. Lo sa quello che dicono di lei e di voi tante due? Cose. No, di voi due. Oggi sul foglio Salvatore, chi era? Salvatore Merlo, i due Matteo, dice che lei imita Renzi. Insomma, io imito Renzi, sì. Per carità di Dio, no? Quantomeno perché ho due o tre anni in più. Ci sono tante cose in comune, si ricorda? Anche l'anno scorso ci abbiamo riso sopra, i due Matteo. Non lo sopporto, non lo sopporto. Mi sta proprio antipatico per quello che comunque fa. Comunque è vero che avete qualcosa in comune, nella capacità di no, perché lui non direbbe comunicare. Mai. No, perché lui non direbbe mai di Salvini che non lo sopporta, lui dice apprezzo le sue doti e poi mentre invece a me se uno sta antipatico, sta antipatico. Ma a me Matteo Renzi per quello che fa sta antipatico, perché è un chiacchierone. Perché lui è al governo e io sono all'opposizione. Se io fossi al suo posto potrei essere rimproverato per quello che ho promesso e che non ho fatto. Lui sta promettendo Marie Monti da un anno e non ha ancora combinato un accidente. E a me sta antipatico. Posso dirlo? In faccia protetta. Lei non l'avrà visto quando è stato qua, ma io gli ho detto, insomma, allora faccia... Un po' di cose le hanno fatte, in realtà. Io facevo quella parte tipo? Che sta facendo lei adesso, dai. Gli 80 euro. No, ma che 80 euro? Insomma, alla fine... Robin Hood al contrario. Gli 80 euro a chi lavora, tolti di tasca a chi non lavora. Ero buono anch'io. Può piacere o no, ma insomma, quello è andato. Ma è acqua fresca. Cioè, acqua fresca. È un momento in cui c'è bisogno di scelte forti, coraggiose. Noi le abbiamo proposte l'aliquota fiscale unica al 15%, via la legge Fornero, via gli studi di settore. Sulla scuola, lui è un anno che chiacchiera di scuole, un anno che promette 3 miliardi e mezzo di euro per sistemare Salvini, le scuole e le scuole stanno cadendo a pezzi. Lei pensa che se andasse lei al governo riuscirebbe a fare le cose più in fretta? Non sono né più intelligente né più furbo e sono mediamente sveglio, mediamente preparato. Però ho meno debiti da pagare, ho meno vincoli. Lui ovviamente deve rispondere a Bruxelles, deve rispondere a Confindustria, deve rispondere a quelli che l'hanno sponsorizzato, pagato, finanziato,
Io da quel punto di vista non ho debiti morali e economici nei confronti di nessuno, quindi sarei molto più libero di fare. Beh, non è che chiunque governa ha responsabilità tali no, e tali doveri non di mediazione. Non vengo alle invasioni a darle l'annuncio che chi vota Salvini diventerà più bello, simpatico, ricco, intelligente nell'arco di una settimana. Però no, io però ritengo che le ricette di Renzi siano... Cioè, secondo lei si poteva fare più in fretta? Sì. Ma diverso, più in fretta diverso, perché lui dice faccio le riforme, ma se fai una pessima riforma e fai in fretta non fai un buon servizio al paese, dipende da che cosa. La riforma della Costituzione, così come l'ha strutturata, è una vaccata dal mio punto di vista, perché toglie ulteriori spazi di partecipazione, l'istituto del referendum, ricentralizza tutto nelle mani dello Stato, invece conto sui cittadini, sugli uomini, sulle donne, lui riporta tutto allo Stato, ricentralizza. Lo Stato unico, la moneta unica, il pensiero unico. Aspetti, però mi sembrava che anche lei fosse diventato, non dico statalista, ma insomma, sabato possiamo dirlo che è cambiato qualcosa Salvini, che non è più quella Lega sì, di la una Lega volta, si è aperta. Della secessione, del cielo duro, è un'altra Lega? È una Lega che scelto... parla di Stato, che parla d'Italia? Sì, perché in questo momento le emergenze sono italiane, non sono solo a Brescia. Emergenza disoccupazione, emergenza Brescia, ma emergenza a Lecce, l'emergenza immigrazione e sicurezza, emergenza in Veneto, ma è un problema anche scusi, in Sardegna. Ma non è questione di questo momento, è questione di avere una visione. Lei oggi sta pensando all'Italia. Allora, 15 anni io sto pensando a far ripartire il lavoro e riportare un po' di sicurezza in tutta Italia. Poi io rimango convinto sostenitore dell'autonomia, del federalismo e del diritto alla libera scelta dei popoli, ovunque, in Crimea, in Bretagna, in Scozia, in Veneto, in Sardegna, in Salento, ovunque. Ognuno è libero di scegliere democraticamente con chi vuole e come vuole stare. Però in questo momento l'emergenza è italiana e quindi da nord a sud non, quindi solo non mi accontento perché di fare la battaglia a Milano. Però sa che beh, 15 anni fa stavamo meglio. Stata. No, beh, 15 anni fa non c'era questa disoccupazione, non c'era questa immigrazione. Ma i problemi in Italia, lo sappiamo. Sì, ma non così male, altrimenti quindi se non fossero dice, messi... Quindi lei dice, allora io sono buono... Se non fossero messi così male, non chiamerebbero Salvini. Io sono stato a Palermo. Vabbè, questa è una lettura che ma me se lo, lo riconosco. Dice da solo. Sono stato a Palermo. Una cosa bella dei pescatori siciliani è che hanno esordito dicendo attenzione, per noi è già uno smacco perché mai nella vita avremmo pensato di dover chiamare il segretario ridotti. Della Lega per risolvere i problemi di noi pescatori siciliani. Però se l'Europa ti fa una normativa sulla larghezza delle maglie di chi va a pescare a Palermo che rovina i pescatori di Palermo e avvantaggia i pescatori che hai di fronte in Tunisia, il pesce... Non sa se sta nuotando in Tunisia o se sta nuotando a Palermo. E quindi vado, ci vado, mi chiamano, ci vado. Oggi fedelissimi di Tosi in Consiglio regionale Veneto hanno chiesto di costituire un nuovo gruppo denominato Impegno Veneto. Tosi è il fito della Lega? No, ma che bello, il gruppo ha un bel nome però. Impegno Veneto, bellissimo dai, nome. Dai, non svicoli, tanto domani Tosi ci dirà cosa fa. Quindi appunto, tanto ma io vale conto che, lei che non litighino. Facciano i gruppi, facciano le robe. E lei, Salvini? No, Luca Zaia è uno no, dei governatori so più apprezzati. Ma non so se è una cosa tra Zaia e Tosi, secondo me è tra lei e Tosi. Ma mi accusano di essere troppo buono, ai limiti dell'essere fesso. No, veramente Tosi non... ha detto che non le piace la svolta che lei ha dato, che è troppo verso destra, ma perché che a destra? Sabato sul palco ha parlato a nome degli esodati, io non lo sapevo neanche, guardate voi, ha parlato a nome degli esodati, in piazza, nella pascia dei fascisti, leghisti, un rappresentante dell'altra Europa per Tsipras. Cioè siamo così spostati a destra che abbiamo dato il microfono sul palco a un rappresentante degli esodati che è un dirigente di estrema sinistra, perché io ritengo che nel 2015 il derby fascisti, comunisti, destra-sinistra sia una roba da gente che è ferma. Però cantava chi non salta comunista è, l'ho sentita io. È perché se mi danno del fascista dovrò trovare qualcuno contro cui saltellare. No, però io non penso che in Italia non esistono più non c'è il problema. Fascisti, in Italia non canta... c'è l'emergenza fascismo e l'emergenza comunismo. Penso di dare questo annuncio in diretta, effetto, non si riproporrà il comunismo né il fascismo. Che effetto l'ha fatto quello striscione col Duce, Salvini? Non l'avevo sono visto, qua. L'ho visto in televisione, ma il Duce può essere, anzi deve essere studiato quindi sui libri di storia. Quindi si è trovato bene con Casa Pound. Io mi trovo bene con chi non sfascia le vetrine. E con chi discute con me di sovranità monetaria, di Europa, di famiglia, di adozioni, da destra a sinistra. Mi trovo bene con chi parla di ambiente, gli ambientalisti, mi trovo bene è con le persone normali. È diventato patriota, Salvini? Beh, dipende dal concetto. Il concetto di patria è un concetto difficile, complicato. Qual lei è l'ha la mai patria? Sentita, la patria? Ci sono mille patrie. Io mi sento milanese fino ai lacci delle scarpe. Si Milano per me è la città più bella del mondo. Di Milano?
Non lo so, dipenderà dai milanesi, beh, dipenderà dai tempi. Decida. A me piacerebbe, la città la conosco, c'è no, tempo. Però mi dica qualcosa, ma Pisa Pia, Salvini, non le posso dare una notizia, Pisa Pia ha ancora un anno e rotti per fare danni, quindi non voglio interrompere l'opera pregevole lei di Pisa Pia. Lei ha sempre detto che voleva fare il sindaco di Milano, sì, ci però sta ripensando? A, non dipende da me perché non mi autoproclamo sindaco di Milano, ci sono un milione di persone che devono decidere. Però si può candidare. Se non ci fossero elezioni politiche... lo farei domani mattina. Se ci fossero elezioni politiche, visto che secondo me Renzi, oltre che essere inefficace, è pericoloso, non gli lascio giocare la partita da solo, perché oggi giocherebbe quindi la partita da solo. Quindi continua a fare il leader dell'opposizione, insomma, yes, della sua opposizione. Quindi non si candiderà sindaco di Milano, mi pare di capire. No, su Tosi, dai, domani tanto si saprà come stanno le cose. Mi dica cosa pensa che accadrà. Sfiga che noi andiamo in onda il mercoledì e quando la riunione è il giovedì, e quindi... io lo vedo domani e conto che si lavori insieme, perché secondo me al di là della retorica, al di là delle simpatie reciproche... E se invece lui le dice no Matteo, io non ci sto, questa è libera scelta, a fare io questa cosa qua non siamo in una caserma, la Lega non è una caserma, la gente entra liberamente Tosi, ed esce liberamente. Quagliarello ha già detto noi del centrodestra vogliamo niente. Allearci con Tosi. Ecco, l'ultima delle mie preoccupazioni è Quagliariello, con tutto il rispetto, quindi quello che fanno Alfano e Quagliariello non condiziona le mie giornate né quelle dei cittadini veneti, immagino. Conto che Tosi giochi la partita insieme a noi, perché in squadra siamo più forti. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ha letto oggi l'intervista a Beppe Grillo sul Corriere? Ha detto l'ho letta che... in aereo. Era un po' assonnato perché sono partito alle 6.55 per Bruxelles, però l'ho letta. L'ho letta e mi fa piacere che abbia voglia di ragionare, perché dire no, 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 non basta. Anch'io mi confronto con la FIOM CGL e con lo stesso PD su alcuni temi. Ha detto Grillo, la gente è confusa, andate tutte sul palco a gridare le stesse cose, la storia della Lega è diversa dalla nostra. Voi, dice Grillo, siete stati al governo, avete investito i soldi in Tanzania, invece noi abbiamo sempre fatto quello che diciamo. Non è stato tenero con no, la Lega. La ha gente... anche detto, attenzione, che qua vincono i fascisti, ma se va avanti così. Sta madonna, sti fascisti. La Lega ha fatto degli errori che abbiamo pagato. Stavamo scomparendo, secondo qualcuno. Se adesso, secondo i sondaggi, stiamo raggiungendo Grillo, è perché evidentemente... È merito suo? No, è merito delle idee. Dai, dica la verità. In piccola parte, mi prendo una piccola parte di merito, sì. Però sono le idee che non vengono a me, ma che provo a prendere da chi ci capisce più di me in alcuni settori. I problemi concreti, l'asilo nido, gli studi di settore, la legge Fornero... Gli ospedali aperti di notte, in Veneto 200.000 persone hanno fatto gli esami e le visite mediche di sera, non perdendo orario di lavoro perché abbiamo aperto gli ospedali ambulatori. Quindi lei di dice sera. Stiamo andando meglio perché il lavoriamo concreto, bene. Il concreto, al di là delle battaglie contro l'euro che è una moneta sbagliata, l'Europa che è una gabbia di matti, l'immigrazione che con il governo. Ma lei pensa davvero che si possa uscire dall'euro? Guarda, io penso che si debba uscire dall'euro. Non discutiamo sul Anzi, fatto sarà che sarà l'euro che uscirà da noi. Ma sai che io però tutti gli economisti che ho sentito non ne trovo uno. E ha sentito gli economisti sbagliati. Che dica che è possibile farlo. Ma no, ma se invita il professor Bagnai, il professor Rinaldi, il professor Borghi, le spiegano il loro punto di vista, anzi poi le do il cellulare così almeno magari sento una voce. Insomma, lei è convinto che l'Italia potrebbe fare da sola? Io numeri alla mano, prendo atto del fatto che prima dell'euro... che l'Unione Europea sia criticabile, non c'è dubbio, ma mi chiedevo... però non credo a quelli che saranno venuti qua in tanti a dirle bisogna andare a Bruxelles e battere i pugni sul tavolo, che è una cavolata perché non c'è più il tavolo. Quando avevamo una moneta che potevamo controllare eravamo la quinta potenza economica al mondo. Adesso non è che tutti i problemi sono legati all'euro, però l'euro ha reso più difficile una partita che per noi era già più difficile e quindi sarà superato, ma non perché lo dice Salvini che è più intelligente di altri. Una moneta unica per 19 economie diverse non ha senso, verrà perché superata. Perché non si dimette dall'Europarlamento, visto che non ci crede? No, io cosa vado lì a combatterli fare? Dentro. Io oggi ero lì, guarda. Ma uno ci deve però credere nell'istituzione, perché sennò... Se tu ritieni che l'amministratore del tuo condominio sia un ladro, devi andare in assemblea di condominio per arrivare alla maggioranza e cambiarlo e mandarlo via. Sulla proposta di Grillo, 1.200 euro al mese, una famiglia, cosa pensa che sia fattibile riuscire a dare questo... Voglio leggerla, perché non giudico i titoli sui giornali, però vorrei capire in base a che cosa io Stato do 1.200 euro alla famiglia quando grazie o per colpa del Jobs Act... Ci saranno migliaia di ragazzi che lavoreranno per l'Expo a 500 euro al mese. Quindi uno fa due conti e dice ma perché io cretino devo lavorare per 500 euro al mese quando quindi se sto a casa me ne danno di più? Quindi lei non appoggerebbe una proposta del genere? Così come l'ho letto no, magari la leggo e mi convinco. Però laddove è stato applicato è pericoloso, perché per qualcuno è più conveniente stare a casa e non fare una mazza e essere mantenuto dallo Stato
Il tagliagole dell'ISIS. Abbiamo letto oggi, secondo i giornali inglesi, che era figlio di un rifugiato politico che era strafinanziato come casa, come studi, come università dallo Stato britannico. E quindi io, prima di dare soldi a destra manca nel nome dell'integrazione, ci starei attento. Volevo rivedere insieme a lei un passaggio insomma, della sua giornata di sabato. L'avrà vista mille volte, però rivediamola ancora una. Fra un po' l'ISIS arriverà, spero che non vengano, perché avranno una brutta sorpresa, non ci faremo intimorire da quella gente. Enzo e Marino a casa! Chi se ne frega delle minacce di Bruxelles? E chi se ne frega delle slide? Del figlio segreto di Vanna Marchi, Matteo Renzi! Noi condividiamo ogni singola parola del programma di Matteo Salvini. E il terzo punto, per noi fondamentale, prima gli italiani. Non c'è posto per nessun altro, non c'è posto per nessuno. Stiamo subendo un'invasione senza precedenti. Su 150.000 immigrati che sono venuti in Italia l'anno scorso, uno potrebbe essere un terrorista, almeno uno, dico. Renzi non è... Ma perché ogni volta che dico Renzi dite vaffanculo? Non è... poi dicono che è una piazza di maleducati. Sei divertito, dai, sabato, se abbiamo visto che sei divertito molto. Ho tirato un molto. Sospiro di sollievo perché il giorno prima la città era blindata. Io sono andato a letto con gli elicotteri, sembrava il coprifuoco perché avevano occupato una chiesa, avevano fatto incidenti con la polizia. Io ero preoccupato perché conosco la nostra gente. E sono artigiani, sono pensionati, non è gente che va in piazza lì per far casino. Quindi ero preoccupato che qualcuno si facesse male. E invece sono stato felice del fatto che tutti siano andati via contenti, commercianti sorridenti, poliziotti sorridenti. Quindi questo è stato il successo più grande. Senta, mi collego da Torino con una persona che potrebbe essere una sua elettrice. No, ha già detto che non si... Leila Costa, buonasera. È a Torino in teatro... Questa sera con Ferite a morte. Salvini. Beh, ma che bel verde però, eh. Ma che bel verde. L'ho fatto per lei. Guardi, l'ho fatto per lei, Salvini. 50 sfumature di verde. Ho pensato che bisogna riappropriarsi dei colori e non lasciarvi il verde, non lasciarvi il da pensiero. Insomma, è una piccola... tentativo di riprenderci e condividere. Comunque sono ad Aosta, non a Torino, Daria. Scusa, scusami. Certo, è vero che sei ad Aosta con Ferite a morte. Con Ferite a morte, stasera e domani. No, volevo dirti che Salvini ha lasciato intendere a modo suo, perché insomma, però che non si candiderà. No, ma vi ho seguiti, sì. Non si candiderà come sindaco di Milano. E non so se questo ti fa piacere o no. L'avresti voluto come candidato da votare? Ma io non avrei avuto alcun problema che lui si candidasse, avrei rivendicato la facoltà di non votarlo ovviamente, ma come credo succeda normalmente nelle... tu hai seguito la manifestazione di sabato in Piazza del Popolo e tutto quello che c'è stato attorno a questa manifestazione? L'ho seguita dopo, sì, avevo un incontro a Pietrasanta, quindi sì, l'ho seguita. Mi ha molto colpito perché la mia figlia più piccola, che ha 18 anni quasi, l'altra sera, era in camera sua domenica sera, a un certo punto è arrivata correndo perché aveva sentito dire il grande Salvini Day, ma lei aveva capito il grande Salvini Gay e si era entusiasmata a questa notizia. Ha detto, ah, finalmente, una notiziona, e invece ho dovuto deluderla, per carità. Non mi permetterei mai, però insomma anche i giovani sono attenti. E perché era contenta tua figlia la notizia che Salvini fosse gay? Le sembrava una notizia, diceva, finalmente una notizia, Salvini Day un po' meno, ecco. No, ma sono i giovani.
A una come te, che è sempre stata molto impegnata con la società civile, anche milanese, che effetto ha fatto vedere il Casa Pound, il vicepresidente Simone Di Stefano che dice questa è la più bella piazza che abbia mai visto a Roma, oggi nasce un grande fronte politico che riconosce Matteo Salvini il suo unico leader? Che impressione fa? Ma intanto che è stato in giro poco, perché di piazze molto belle a Roma se ne sono viste parecchie da parecchi anni a questa parte. Magari non piacevano a Di Stefano, però. Certo, però insomma, cioè, esiste una bellezza oggettiva quando le persone vanno in piazza, a volte anche in numero molto più cospicuo. Però credo che sia una, come dire, un crinale delicato, perché mi sembra abbastanza in contraddizione con quello che posso avere capito di tante posizioni della Lega. Io sono milanese esattamente come Matteo Salvini, amo la mia città come lui, sicuramente ne abbiamo una visione diversa, ma Milano non è una cosa sola, non è un'unica città, è tante città e tante anime, e questo va benissimo. Mi fa un po' impressione, sì, perché sentire riproporre, cioè, chi se ne frega, che equivale, che ho sentito dire diverse volte da quel palco e che somiglia molto al me ne frego, appunto, di Lucesca Memoria, a me non piace, e mi sembra anche parecchio in contrasto con un autore che io amo molto e che Salvini ha citato appunto sabato, che è Don Milani, il cui motto era I care, che vuol dire io ho cura, io invece me ne frego e come. Quindi colgo, diciamo, delle contraddizioni. Avete fatto tutte e due però il classico a Milano, voi due, credo. Costa, sì. Il Carducci. Sì, io molti anni prima, perché lui è molto più giovane di me, però io in periferia e lui in centro, io al Carducci, zona Loreto. Ah, Fighetto, lui, quindi, Matteo Salvini. No, era il mio liceo di riferimento. No, no, io stavo in piazza Bande Nere, il mio liceo più vicino, visto che ero più in periferia di Lella Costa. Era il Manzoni in via Circo. Non credo. Vediamo chi fate sta a gara fuori. A chi era più in periferia. No, non faccio il sinistro. Lei era comunista, Salvini? No, io ho fatto la tessera della Lega 17 anni. Ah, non al liceo. Mai stato prima. Io alle elezioni del Parlamento padano mi ero candidato con i comunisti padani, perché ritengo che alcuni valori di sinistra si identifichino nelle battaglie della Lega, per gli ultimi, per i dimenticati, per gli esodati, per quelli che appunto Renzi magari non lo dice ma se ne frega, e quindi alcuni ultimi, penso ai disabili, penso ai ciechi a cui il governo aveva tolto 6 milioni di euro, io penso alla differenza fra le belle parole, la società civile rappresentata da Lella Costa e poi la traduzione in pratica delle belle parole di questa società civile che in legge di stabilità aveva tolto 6 milioni di euro all'Unione Italiana dei Ciechi. Cos'è, di destra o di sinistra togliere i soldi all'Unione Italiana? Belle parole, dice Salvini, lei la costa. Ma io penso anche che però mi faccia un piccolo torto alla società civile, che raramente ha avuto voce in capitolo nelle scelte politiche di questo paese. Scelte politiche alle quali sicuramente non lui personalmente, ma il partito a cui appartiene, di cui ora è il leader, ha partecipato. Insomma, la Lega non è che non è mai stata al governo in questi 20 anni. Quindi io penso che sicuramente ci sono delle cose che sono oggettivamente contro le persone e che indeboliscono alcuni ceti sociali, però sono anche un po' stanca di questo cliché dei radical chic che leggono i libri e poi non vivono la vita. Io le assicuro che leggo molti libri, forse più dei due che lei dichiara, guardo la televisione, guardo i programmi più trash che ci sono e prendo la metropolitana, e sulla metropolitana forse prendiamo linee diverse. Gli unici che si alzano per lasciare il posto alle persone anziane sono gli extracomunitari, non tutti. Oh, signor da Muraces, questa è questa mia mamma, in genere sono un po' più chiunque gentili. Si alzi è persona educata. Adesso che Milano sia Zurigo, una metropolitana linda, pulita e profumata dove nessuno ti rompe le palle, e c'è l'immigrato questo. Che si alza e lascia il posto all'anziano, è divertente. Ma però sa divertente. Che è vero, l'ho notato. Non ho detto questo. Ma dai. Non ho detto questo. Se lo fanno, fanno bene. Comunque, che ci siano dei ragazzotti italiani maleducati è assolutamente vero, li prenderei a schiaffoni. Però detto questo, è il mondo che non c'è. Quello di Lella Costa è il mondo che non c'è, che mi piacerebbe ci fosse, che io combatto perché ci sia, perché io non voglio essere il burbero, il fascio leghista, vorrei occuparmi dei giardinetti, vorrei portare la mia bimba al Parco Sempione senza rotture di scatole. Devo lavorare perché ci sia quel mondo, senza pontificare, leggere i libri, far la morale a chi non la pensa come te, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe che il mondo fosse quello di Lella Costa, non è purtroppo solo il mondo di Lella Costa. Prima le ho citato. E lei, mi scusi, lei pensa di. Lei Prego. Pensa che per arrivare a realizzare quel mondo
Lo si fa insieme a Casa Pound? Ma io lo faccio insieme a chiunque mi dia una mano proprio... e sia una persona per bene ed educata. Perché lei lo fa con i suoi amici dei centri sociali, mi permetta. Allora, se io devo scegliere fra Casa Pound e gli sfasciavetrine, scelgo 6.000 volte Casa Pound. Con tutto rispetto per gli sfasciavetrine. Che invece non hanno mai toccato una vetrina in vita loro. No, non vado in giro... Non... non... guardi... Mi interessano... al di là delle etichette che lei vuole appioppare a Tizio Caio, ma ci sono abituato, i temi concreti sull'immigrazione, le sue politiche, non le sue, lei non fa politica, fa teatro, sono venuta anche a vederlo diverse volte e mi è piaciuta, le politiche questo di chi onore, in politica grazie. La pensa come lei, secondo me alimentano il razzismo, le politiche di chi non mette limiti, non mette regole, non qualifica, alimentano il razzismo, alimentano lo scontro sociale. L'Australia, che è un paese civile nato sull'immigrazione, ha appena approvato una legge sull'immigrazione durissima, durissima, anche per i richiedenti asilo. Si chiama No Way, giusto per far capire qual è l'impronta. Arrivi se chiedi permesso e per favore. E anche se sei rifugiato, primo me lo dimostri, secondo non ti fermi ad libitum, ti fermi per 3 anni al massimo e poi ne riparliamo. Questo è un paese civile. Non quello di Mare Nostrum, di Renzi, Alfano, arriva, ti mando in albergo sul Monte Bondone. Ieri un albergatore si è lamentato perché ho messo su Facebook l'indirizzo pubblico di un albergo pubblico, Hotel Nevada, che dice ho posti per 50 immigrati. Perché si è lamentato? Perché l'ha chiamato la gente dicendogli allora voglio venirci anch'io, non sono un richiedente asilo, sono un disoccupato italiano, mi farebbe piacere fare una settimana sul Monte Bondone. Questo non porta all'integrazione, lo dico a Lella Costa, perché quando noi piazziamo in albergo migliaia di persone che poi si rivelano clandestini in molti casi, l'italiano in difficoltà o l'immigrato per bene e regolare in difficoltà si incazza e c'ha ragione a incazzarsi. Conoscendo le posizioni che Matteo Salvini personalmente e la Lega in generale ha spesso manifestato nei confronti per esempio dei Rom e dei campi Rom e quant'altro, vorrei fare una citazione, non ho bisogno di dire a Salvini da dove viene perché sicuramente la riconosce. Arriva De André. E ora alzatevi, arriva De André, però questa in particolare. E ora alzatevi spose e bambine che è venuto il momento di andare. Con le vene celesti dei polsi anche oggi si va a caritare. E se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina per i miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio. Come la mettiamo, Salvini? Come la mettiamo con questo che lei ama e quello che dice? Ma glielo chiedo, quando... ti assicuro, non è una provocazione. No, ma anzi, per me è un bellissimo spunto. Non a tutt'altro, io sono cresciuto a pane Milan e De André, che ha l'idea del nomade, del rom, del giramondo, della minoranza, coi costumi, con le lingue, coi profumi, coi lavori, coi mestieri, che non è quello del campo rom di Muggiano, che non è quello del campo rom di Bologna. Che non è quello che usa il bimbo di 6 mesi in pieno febbraio per raccattare 2 lire in mezzo alla strada, che non è quello che Melchiorre Gioia Milano si lancia sul cofano della tua macchina come un ossesso. È il mondo appunto di Lella Costa. A me piacerebbe, io adoro le minoranze perché mi sento minoranza. Quindi lei si sacrifica, Salvini, insomma. Io sì, però tendenzialmente non rompo le palle al semaforo, tendenzialmente, provo a farlo in maniera diversa. Lella Costa e Matteo Salvini, scusatemi, ma vi devo congedare perché sennò rubiamo tempo a Emma Bonino, che è in collegamento con noi da Roma, e quindi vi ringrazio moltissimo. Un abbraccio a Emma. Si dice in bocca al lupo per lo spettacolo, sì, no, quell'altra parola. Si dice tutto. Gliela può tutto. Dire Salvini, quando che è così bravo. Quando è che vieni a Milano? Salvini, quando è che vieni a Milano? Lei lo sa, vero, come cosa si augura. Saremo a Milano con Ferita Morta al Carcano 27, 28 e 29 marzo. L'aspettiamo. Ci vengo. Ecco, è tutto un magna magna. Grazie. Hai visto? Grazie a Lella Costa.